Ma come fa il Grande Fratello ad essere uno dei programmi più seguiti dopo 24 anni? Cioè, voglio dire, che palle! Ecco, ti spiego la loro strategia. La prima, la vita quotidiana. Il Grande Fratello è stato uno dei primi programmi a capitalizzare sull'idea di osservare la vita quotidiana delle persone. La possibilità di vedere che cosa fanno gli altri, come interagiscono e reagiscono alle situazioni di stress o convivenza forzata, ha sempre affascinato il pubblico. Secondo elemento, il format. Nel corso degli anni, il programma si è adattato ai cambiamenti del mondo reale. Infatti, hanno sfruttato una delle passioni più grandi dell'essere umano, ovvero il gossip, e hanno introdotto infatti il Grande Fratello VIP, che ha dato una svolta al format portando celebrità nella casa e attraendo così una nuova fetta di pubblico. Terza strategia, la vita in casa. Una delle chiavi del successo del Grande Fratello è proprio la capacità di creare situazioni in cui emergono conflitti, alleanze, amori e tradimenti. E questi elementi di dramma umano sono irresistibili per il pubblico, che si appassionano alle storie personali dei concorrenti quasi come se fossero persone che conoscono realmente. Quarta strategia, curiosità sul vincitore. Alla fine di ogni stagione c'è sempre la curiosità di capire chi vincerà il montepremi, e questo elemento di competizione mantiene alta l'attenzione fino all'ultima puntata, assicurando un seguito costante. Quindi dimmi, per quale di questi motivi tu guardi il programma? O magari mi auguro che non lo guardi.